Fino al 27 maggio al Teatro dei Servi di Roma vi attende lo spettacolo Il Piatto Forte per la regia di Patrizio Cigliano. Ma io non sono felice. E da quando? La mia sensibilità è a 360 gradi. Da quando è morta mia madre? È morta 6 anni fa. E vabbè, sono 6 anni che sto così. Lo spettacolo nasce dall'osservazione, diciamo, delle coppie, tra cui anche la mia, diciamo, nella vita, e dall'esorcizzare dei piccoli drammi che a volte in coppia possono accadere, che sono appunto i vari tradimenti, eccetera, e le varie dinamiche nel rapporto di coppia. Di coppia. Ma non mi vuole bene? Amore, ma certo che ti vuole bene, solo che è stanco e nervoso e soprattutto non sostiene il confronto. Non sostengo? Il confronto? Vai zitta tu. Lo vedi? Zitta. Basta! Mamma mia, mamma. Ecco! L'hai fatta piangere! Sembri più piccolo di lei. E per forza, sembra un'avvocatessa nana di 50 anni. Sì, la nostra è una coppia, una classica coppia con una bambina che ha perso un pochino di vista quello che è il rapporto di coppia, proprio perché lei è incentrata solo su questa bambina. Che è la mia veramente. Che è la sua veramente poi nella vita. Lei è un personaggio, è la classica bambina saccente che sa tutto lei, fa tutto lei. E quindi diventa, sì, è un genio e diventa in qualche modo un 2 contro 1. Leonardo, passione, trasporto. Ne abbiamo fatte 3. Quella da cameriera porca, quella da collegiale nervosa e quest'altra da croce rossina porca. Praticamente una trilogia. Ma lo fai mica punto? No, ti faccio soltanto notare che siamo a letto dalle 5 del pomeriggio. Sta cosa non dice niente. Che? Le 5 io, una mezzanotte, solo 3. Il regista è anche interprete di questo bellissimo Il Piatto Forte, che fa tanto ridere, si pensa anche, ed è una commedia agrodolce e nella quale tutti si possono effettivamente ritrovare nel bene, cioè con il grande divertimento di un gruppo di amici storico, e nel male, perché forse in tanti gruppi che sono in platea oppure adesso in televisione si nasconde qualche germe di inquietudine o qualcosa di non espresso in maniera diretta. No, ma che dici, non sai come mi piace assare? Lo so, però 16 anni di differenza non sono uno scherzo, anche se non sembra, vero? Che? Non sembra che ci passiamo 16 anni, vero? No, non sembra. Non sembra proprio per niente, vero? Ma è cacato un cazzo da 5 anni! È una ragazza molto giovane, di 24 anni, napoletana, grezza, cafona, coatta, che ha questo rapporto con questo quarantenne in crisi che ancora non ha superato la fine del suo matrimonio. Ma zitta, boom! Sì, ci sono like! È un po' possibile, eh! È simpatica! Dove l'avrai trovata? Su internet! Corinna e Pippo, i padroni di casa dove si svolge questa cena famosa di questo compleanno, che prende interamente il secondo atto dello spettacolo e dove tutti i nodi vengono al pettine. Piacere, tu sei Pippo? Sì, sono io, piacere mio. Dall'accento vedi che siamo più o meno dalle stesse parti, Merano. Sei famigliato. E certo, che lo stanno proprio a giocare. Fondamentalmente è uno spaccato, diciamo, di vita dei quarantenni, ultra quarantenni, con tutte le loro problematiche, con tutte le loro ironie anche, però, no? Sì, no, si ride parecchio. Perché si ride moltissimo, però insomma c'è anche quella riflessione, insomma, sulla coerenza umana. Sta arrivando! Sta arrivando! Oddio, Eros! Mi sono criccata. Come è criccata? La schiena. E tirato su. E se mi potevo tirare su, ma ero criccata, no? Dammi la mano. Dici. E prima da me ci avete le manette? Io sono leggermente più grande, non di tantissimo, un pochino di più, e quindi ho il mio toy boy con il quale appunto faccio dei giochini, o almeno tento di fare dei giochini un pochino strani. Sono proprio contenti che sei venuto pure tu. Devi avere proprio un bel rapporto con mamma, Mattia. Eros, Ros, Ros, Ros. Ah, diciamo Eros. Chiamava Mattia, tuo figlio. Ah! Ah, ci vedi? S'ha cagnato o no? Isto, Mattia! Il
piatto forte è portare in scena tutti quelli che sono le vite, la vita vera, perché alla fine noi non stiamo facendo altro che portare in scena quello che siamo, quello che normalmente ci piace nascondere, ma che in realtà, che non lo so, vizi, io, no? Io mi rivedo molto in alcuni personaggi. Io soprattutto quando tocca a noi fare la scena, sentire il pubblico che ride per me vuol dire: ecco, abbiamo raggiunto il primo traguardo, adesso facciamo il secondo passo. Ciao, spettacolo che spettacolo! Venite a vedere il nostro spettacolo in scena fino al 27 maggio. Al Teatro dei Servi, Il piatto forte di Giulia Ricciardi, regia di Patrizio Cigliano. Non vi deluderemo!